l'esempio che si può fare politiche bene anche con pochi soldi. Noi abbiamo ridato 42 milioni di euro di finanziamenti pubblici, abbiamo restituito credo 10 milioni, anche al Comune di Roma abbiamo rinunciato a tutti i benefit, all'auto blu, stiamo lavorando seriamente e stiamo dimostrando che si può fare politica e bene anche con pochi soldi. Riferimento al comune per quanto riguarda alcuni sperperi, come ad esempio avevi ricordato alcuni giorni fa nell'Agora per l'Europea a Piazza Sempione delle municipalizzate. Non solo quello, ma proprio perché si continuano a tenere gli sprechi, gli sperperi, con i bilanci delle municipalizzate continuano ad essere fuori controllo, ADAC perde 200 milioni all'anno, anche una società più piccola come Farmaca ha perso 15 milioni di euro con la gestione di 44 farmacie. E questo sindaco che fa, oltre che tagliare il salario accessorio a 24.000 dipendenti, ha messo 250 milioni di nuove tasse, e quindi sostanzialmente se andiamo a fare una mera divisione, altro che 80 euro, vediamo che sono 100 euro per ogni cittadino, senza contare la vendita del patrimonio di 247 milioni, 130 a valere su quest'anno, 117 a valere sull'anno prossimo. Anche in questo caso, se andiamo a vedere, si sta vendendo un valore di 100 euro per ogni cittadino, altro che 80. Qua fa come un conto in rovina. Noi chiaramente su questo bilancio, che è un bilancio indegno, tenuto pure conto che vengono 280 milioni fra il primo e il Salva Roma a terra, faremo le barricate, gli faremo qualche centinaio di migliaio di emendamenti, per noi non esiste che possa passare un bilancio del genere.